Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, il più grande marciatore della storia dell'atletica italiana, vi dico, medaglia d'oro nella 50 km alle Olimpiadi di Tokyo, nel 64 medaglia di bronzo a Roma nel 60, record mondiale della specialità nel 61, due volte campione europeo, 40 volte campione italiano nelle varie specialità della marcia. Un atleta straordinario che è stato però un campione anche nella vita in qualche modo, perché lei ha una storia veramente interessante. Oltre ai grandi successi sportivi, è dovuto passare anche attraverso forti drammi nella vita, la guerra, il passaggio dalla sua terra a un'altra patria, la condizione di esule. Ce la racconta? Com'è andata? Dunque, prima di tutto vorrei precisare, permette se la correggo, non è un'altra patria, noi siamo ritornati in patria. Fiume. Giusta precisazione. Allora ci racconti perché? Lei dove nasce che esperienze di vita vive? Io nasco a Fiume, sono nato lì quando la città era italiana. Dopodiché, dopo le vicende belliche, eccetera, siamo stati occupati dalla Jugoslavia di Tito e praticamente siamo stati messi in condizioni di venire via. Perché soprattutto bisognava snazionalizzare, togliere la cultura, se no questa terra rimaneva sempre di cultura italiana, cosa che è stata sempre nei secoli anche sotto l'Austria-Ungheria. Invece Tito voleva eliminare questo. Perché voi scappavate dalla Jugoslavia. Sì, se ci beccavano potevano anche spararci una schiena. E foste in qualche modo adottati nel passare la frontiera, sì, da una coppia. E siamo stati portati a Trieste, questi ci hanno consegnati al Silos, che era il punto di raccolta, dove finalmente ci hanno sfamato. Lei è stato esule. Lei ha comunque dovuto fuggire dalla terra dove è nato. Quando vede le immagini attuali delle migrazioni, dei migranti che arrivano, cosa pensa? Prima di tutto penso che meno male che vengono accolti un po' meglio di quello che siamo stati accolti noi. Ah sì? Sì. Se lei pensa, non c'era nessun riguardo per noi. A Bologna è un treno che portava gli esuli, che erano 48 ore sul treno. A Bologna, dove c'era la Croce Rossa ad attenderli per dare latte ai neonati, eccetera, i ferrovieri non hanno fatto fermare il treno perché passava il treno dei fascisti. Fortuna che nell'Italia del Sud fuggivate dalla Jugoslavia, che c'è una cultura dell'accoglienza, sono stati un po' più gentili. Ecco. Venivate etichettati come fascisti necessariamente, sì, perché sì, fuggivate dalla terra del comunismo. Dal paradiso, insomma. Lei si è integrato poi, naturalmente, però lei dice: io mi porto sempre la condizione di migrante dentro, perché? Ma no, diciamo bene, anche qui noi non avevamo bisogno di integrazione, avevamo bisogno che la gente perdesse la diffidenza nei nostri confronti, questo era il problema, perché noi integrati, noi avevamo con la cultura italiana, non c'era nessun problema. Poi la differenza con i migranti adesso è che la maggior parte di noi che veniva specialmente da Fiume portava esperienza, professionalità, cultura, perché anche Giovanni Agnelli più volte ha detto: i migliori tecnici alla Fiat e i migliori operai sono quelli di Fiume. Allora, in più lei è un grande atleta, noi l'abbiamo lasciato come ultimo passaggio. In realtà noi ora abbiamo la foto del traguardo a Tokyo quando ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi e strappa il filo con le mani. Perché? Ma perché? Perché mi era scappato già due volte. Allora ho detto finalmente... Stavolta me la prendo. Fino a volte sono beccato. Questo è quando strappa il filo. Sì. A Roma invece fa il record del mondo e vive una esperienza particolare. Perché? Sì, è stata una bella esperienza prima di tutto perché era una delle prime manifestazioni di atletica in un campo di tifosi di calcio, ecco, perché il tentativo precedeva la partita Roma-Torino. E quindi lo stadio era abbastanza gremito perché chi entrava prima delle 10 tutto aveva uno sconto al biglietto. E allora, quando lei fa la volata finale, che succede? No, prima di tutto lì c'è stato un episodio un po' anche ridicolo, da certo qual modo, perché Dordoni, che era praticamente quello che mi ha preceduto, che aveva vinto le Olimpiadi di Melbourne, eccetera, l'ultimo anno di carriera, e questo
sapendo di non finire la gara, è partito come un razzo e mi ha anche doppiato. A quel punto i romani mi dicevano, spiritosi come sono, ando vai, va Pamice, ando vai. Pamice. Pamice, sì. No, vai. E allora, però non mi sono lasciato smontare. Dopo quando hanno visto che faceva il record del mondo, allora è stato tutto un putiferio, una... Ma senta, tra l'altro io ho saltato un passaggio, ma lei, sempre per un episodio, diciamo, atipico, ha rischiato di perdere Tokyo, perché? Purtroppo un problema intestinale, dovuto al rifornimento ghiacciato che c'era lungo, mi sono bevuto su tè a stomaco vuoto e che ha filtrato subito nell'intestino e ha fatto il suo effetto. E come ha risolto? E purtroppo ho dovuto fermarmi. C'era un locale adibito al 35esimo chilometro, purtroppo non ce l'ha fatta arrivare. Però ha vinto uguale. Senta, cosa ha imparato? Anzi, prima le devo chiedere, commento anche se può sembrare scontato, sugli episodi di antisemitismo che ci sono stati a Roma, nella quell'orribile iniziativa di alcuni, sì, tifosi, non li chiamiamo neanche tifosi, di alcuni personaggi che hanno attaccato le foto di Anna Frank con la maglietta di una squadra opposta. Oggi la Lazio si è presentata alla sinagoga, sì, ha fatto, giustamente, un'iniziativa molto buona. Cosa ne pensi? Guarda, per me sono cose inconcepibili, perché io sono vissuto in una città molto multietnica dove gli ebrei non vivevano in un ghetto, vivevano nel nostro pianerottolo. Io andavo a scuola con degli ebrei, con degli figli di ungheresi, figli di boemi. Come anche a Roma fino, quindi, al fascismo. Certo. Quindi c'avevamo una bellissima sinagoga che i tedeschi hanno incendiato, proprio monumentale, una cosa. Ma per noi il problema dell'ebreo non esisteva veramente, perciò tutto questo antisemitismo per me non è inconcepibile. Senta, cosa ha imparato dallo sport? Se non si arrivi primi nello sport, a che serve? Ma serve a superare se stessi, perché se gareggiassero soli quelli che arrivano primi, saremmo in 4-5 a gareggiare. Abdon Pamic, grazie per essere stato con noi.